Innanzitutto questa settimana la pop-up e il glutine sta fuori. E il glutine oggi che viene abusato dalla grande industria fa sì che quando andate a mangiare la pizza poi alla sera siete belli gonfi. Rivisitazione in chiave gourmet gluten free del cacio e pepe. Basta scegliere delle buone materie prime prive di glutine e non andiamo ad intaccare quello che è la piacevolezza della tavola, ok? Io fino a 30 anni ho fatto l'appassionato di cucina, nel senso che mi piaceva cucinare, mio nonno era uno chef, poi all'età di 30 anni mi è stata diagnosticata la celiachia, ho abbandonato il mio vecchio lavoro, la fidanzata, mi sono iscritto a una scuola professionale a Bologna e sono diventato il chef gluten free. Birra gluten free, buona. Nello zabaione dolce andrebbe la marsala, nello zabaione salato generalmente ci va un buon vino bianco, io ve l'ho fatta in versione gluten free, quindi tuorlo, un po' di sale, un po' di pepe e della birra gluten free. Io devo dire che devo solo ringraziare la celiachia. Sì, direi di sì. Le vere malattie, ragazzi, sono altre. Non facciamoci abbattere dalla celiachia. Ho 47 anni, sono celiaco da 17 e sono ancora qua. Vivo e vegeto a far da mangiare per voi. Questo è il mio fine pasto, dolce, un po' salato, totalmente gluten free. Cosa vuol dire essere modenese ed essere celiaco? Allora, essere modenese vuol dire avere cultura alimentare di quella la roba buona, proprio. Essere celiaco, sapere interpretare la roba buona anche in chiave gluten free. Quindi direi che è un bel binomio, tutto da scoprire. Fanaiman. Bravo. Fanaiman. Dimmi sta settimana chi su chi a fare a Fanaiman. E voi atti con la venite qui con la carrega Fanaiman la bucca. Ti sembravi Aldo Baglio. Aldo Baglio un po', però va bene.